Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco qui in studio. Potremmo anche dire la regola fra Italo, da Tony a fra Italo. E viceversa, buongiorno Tony, buongiorno a tutti i nostri telespettatori su Padre Pio TV, il network della sostenibilità cristiana, in questo appuntamento del lunedì mattina, ormai fisso, in cui parliamo di sostenibilità. Vogliamo immediatamente gettarci in queste che sono le notizie perché i contenuti sono aumentati, abbiamo tante cose da dirci e quindi possiamo iniziare forse da questa notizia che riguarda un po' il mondo della cucina, che piace un po' a tutti. Beh. E c'è questo chef, uno chef stellato, stellatissimo, Eneko Accia, che praticamente ha pubblicato un nuovo libro. Un libro che parla appunto di sostenibilità, la ricetta verde, guida rapida per una cucina sostenibile. Ci siamo dati tante volte vari consigli su come poter ottimizzare la nostra cucina, magari anche riciclando ciò che era avanzato dai pasti precedenti. Qui però c'è una novità ed è per questo che parliamo di questa notizia. Vedete, lui non solo vede che il pianeta stesso e la situazione in cui viviamo ci obbligano a tenere questa linea, ma ha questa intuizione. La gastronomia è un'arma di educazione di massa. In effetti, se ci pensiamo, tutti mangiamo, quindi tutti abbiamo contatto con il cibo e la tavola. Quindi lui dice: se riusciamo ad ottimizzarci, a sensibilizzarci proprio a partire da ciò che si mangia, sicuramente questo avrà ricadute su tutto il nostro pianeta. E allora, in particolare lui punta ai bambini, dice: se insegni ai bambini cosa, quando e come comprare è già un passo avanti. Questo è un consiglio che noi magari possiamo riportare nelle nostre case, insegnare ai bambini cosa, quando e come comprare. Sono assolutamente d'accordo con te, fra Italo, perché come dicevi tu, mangiare è un gesto quotidiano che replichiamo più volte al giorno e tante volte abbiamo visto anche nel corso delle puntate che stanno costellando questa trasmissione come la pratica di confezionare e avvolgere i cibi in involucri di plastica sia uno di quei, di quelle, di quei settori della produzione che amplifica l'utilizzo di plastica, che poi fatalmente si disperde nell'ambiente se non siamo in grado di differenziare bene questi prodotti, di riciclarli. E quindi assolutamente utile questo libro, soprattutto se ci riconnette anche con l'ambiente di prossimità. Siamo alle soglie della primavera, sarebbe bello che con i nostri bambini riscoprissimo anche l'importanza della natura che si risveglia e del nostro vivere in armonia con essa, perché i prodotti alimentari nascono in natura e molte volte oggi non siamo più in grado, anche noi adulti, di riconoscere verdure spontanee, ortaggi e poi ecco, di valorizzarli nel mondo della cucina. Per cui bravo allo chef che ci guida su questa strada. Sempre anche valorizzando i prodotti che più abbiamo vicino a noi, ecco. Esatto, quando ecco, si parla di chilometro zero che poi va anche a influire in maniera benefica sulle emissioni di CO2 che si riducono appunto grazie alla valorizzazione di quello che abbiamo intorno. Bene, direi fra Italo che è giunto il momento di affidarci ai nostri partner di Smiley Academy Italia per ascoltare anche le loro news, che cosa hanno da raccontarci di bello e importante questa settimana. Per cui darei la linea alla regia per favorire il collegamento con i ragazzi di Smiley Academy Italia. Ciao, mi chiamo Stella Moliterni e supporto la creatività di Smiley Academy con NovaLab. Questa Smiley News è la prima del mese di marzo, mese in cui si celebra la giornata mondiale dell'acqua. Oggi l'approccio indigeno all'imprenditorialità è cruciale e l'acqua è davvero iconica di Davvero questo iconica. approccio. Un approccio indigeno implica una mentalità rigenerativa ed un pensiero sistemico. E infatti gli indigeni proteggono ben l'85% della biodiversità mondiale, rendendo parziale ogni discussione sulla sostenibilità senza di loro. Come ben sappiamo, però, in un contesto di emergenza climatica dobbiamo accelerare radicalmente le azioni per il clima. E per fortuna il ruolo dell'imprenditoria sta cambiando. Fare impresa oggi significa calcolare impatti, tagliare le emissioni del 60% entro 11 anni da qui,
è dell'84% entro il 2050, come spiega il più importante report scientifico sul tema, che è stato il risultato dell'Intergovernmental Panel on Climate Change. L'acqua, elemento chiave nella transizione ecologica, subisce distorsioni nel suo ciclo di vita a causa dell'inquinamento atmosferico. I sistemi agroalimentari, responsabili del 70% del consumo di acqua, devono adottare gestioni rigenerative. L'essere umano, composto da acqua, contribuisce all'inquinamento, una relazione figlia della mentalità estrattiva. E queste sono le riflessioni scritte dalla presidente di Smile Academy, Claudia Laricchia, su Fortune Italia nell'editoriale di marzo. Il 22 marzo, giornata mondiale dell'acqua, celebreremo la vita nella foresta di Molai, piantando 5 milioni di alberi e formando giovani nell'approccio indigeno all'imprenditorialità. Ci saranno 30 partecipanti da 4 continenti, 30 partner tra cui Women 7, ovvero il gruppo ufficiale sulla parità di genere del G7, e la World Farmer Markets Coalition. Ci saranno anche 20 ecoimprese innovative giovanili, tra cui quella che ha adottato la nostra agenzia creativa Novalab. Si tratta di un progetto imprenditoriale creativo nella foresta di Molai, quella creata in 40 anni da Jadav Pyeong nel nord-est d'India, che consiste nel creare un hub creativo all'interno del museo di Forestman. Stiamo lavorando per portare in questo hub anche l'installazione artistica di Giovanni Lococo. Si tratta della Fontana della Pace e della Benedizione, un capolavoro artistico che affronta la crisi globale dell'acqua e del clima. La fontana trasforma l'energia vibrante in una preghiera universale per amore, verità e non violenza, collegandosi a Satyagraha, la forza dell'amore e della verità. Il progetto riflette la missione di Smile nel connettere l'arte all'azione climatica attraverso l'iniziativa ad Assam. Nonostante la scomparsa di Giovanni nel 2022, la sua eredità vive attraverso la fontana ed il suo impegno nel sollevare la coscienza umana. La citazione di Giovanni, in cui ci dice che non siamo gocce nell'oceano, ma interi oceani in una goccia, sottolinea l'importanza delle nostre azioni. L'approccio indigeno di cui abbiamo parlato si basa su 3 fasi: Soul, Society and Soil, collegando le persone con se stesse, gli altri ed anche il pianeta. Il futuro deve essere rigenerativo, partendo da un passato ancestrale ed abbracciando il progresso tecnologico al servizio della biodiversità. E tu? Ce l'hai il fattore indigeno? I ragazzi di Smile Academy Italia sono fantastici. Fantastici, veramente. Anche perché poi ci restituiscono quell'idea che tante volte abbiamo sottolineato, che ci sono tanti giovani oggi che spesso vengono tacciati, no, di essere frivoli, superficiali, fannulloni, qualcuno ha esagerato. Senza sogni e senza speranza. Ecco, invece no. I ragazzi di Smile Academy, per esempio, sono un esempio davvero lodevole e siamo felici di averli come partner. Poi questa parola Academy mi porta un po' a Los Angeles, specialmente ora che si è appena conclusa la notte degli Oscar. Ci dispiace per il nostro italiano Matteo Garrone, che non ha potuto portare a casa l'Oscar per il miglior film internazionale, però vedete questo film, Io Capitano, perché è veramente un grande capolavoro. E proprio a Los Angeles, pochi giorni prima, diciamo, della notte degli Oscar, si è vissuto un altro evento di questi un po' mondani, però con un significato profondo. Sto parlando del Green Carpet Fashion Awards. Praticamente è una manifestazione organizzata da Livia Firth, il cui obiettivo è, dietro alcuni premi di particolare, diciamo, inclinazione sul mondo dello spettacolo e della moda, proprio fare andare avanti un tipo di sensibilità che va a premiare poi coloro che sottolineano e valorizzano la sostenibilità all'interno dei loro progetti. Una piccola curiosità che ha riguardato poi le varie sfilate e eventi tutti di moda anche che sono dietro a questo tipo di mondo, che però sta aprendo gli occhi verso la sostenibilità. C'è stato proprio questo pranzo particolare, questa cena, non so l'orario, in cui è stata offerta una pasta al pomodoro. Qual è la particolarità? Che proprio il sugo con il quale sono stati conditi gli spaghetti era stato fatto dal tessuto del vestito proprio della modella che era lì in sala. Parliamo di una stoffa denim commestibile, possiamo dire così, proprio per sottolineare che anche l'agricoltura deve fare un passo in avanti verso la sostenibilità, ma anche la moda può diventare cibo addirittura, non solo modo di vestirsi, perché abbiamo bisogno anche di questo. Ecco,
le possibili strade per declinare la sostenibilità sono davvero tante ed è un tema che abbiamo imparato essere davvero trasversale, e solo quando la sostenibilità viene fatta proprio da tutti i settori produttivi e da tutti i componenti della società può davvero riuscire a produrre gli effetti sperati di vivere in equilibrio, in maggiore equilibrio con il pianeta. Io invece vi riporto in Italia con l'ultima news prima della pausa pubblicitaria, perché a Verona Fiere da domani fino al 15 marzo ci sarà l'Etexpo, una fiera di logistica sostenibile, quindi trasporti e servizi che caratterizzano la vita di ognuno di noi e la vita anche delle aziende, in una logica che sia appunto anche questa in sintonia con l'ambiente. Dopo il successo delle prime due edizioni, intanto state vedendo il sito ufficiale della manifestazione, l'Etexpo dal 12 al 15 marzo dedicherà 4 giorni non solo ad appuntamenti B2B, conferenze e seminari, con l'obiettivo di diffondere una consapevolezza ecologica nei settori della logistica, dell'impresa, dei servizi, delle professioni e dell'istruzione. Per cui se siete a Verona o nei dintorni vi invitiamo a partecipare a questa fiera. Bene, noi con le news ci fermiamo qui, ritorniamo fra pochissimo per l'approfondimento sulla via di Francesco con Fra Alessandro Mastro Matteo, che ci parlerà dell'inclusività e dell'accoglienza nelle comunità francescane. Bentornati alla regola della sostenibilità e vogliamo subito introdurre e dare il benvenuto oggi a Fra Alessandro Mastro Matteo. Buongiorno Fra Alessandro. Buongiorno, pace bene a tutti. Pace bene a te. Bentornato Fra Alessandro, oggi per parlare di un tema molto molto interessante che sta molto a cuore credo a tutti, l'inclusività. A nessuno fa piacere di sentirsi escluso e vogliamo vederlo intrecciato con la storia anche di San Francesco. Lui proprio raccontando se stesso, la sua vita, dice a un certo punto nel suo testamento: «Dopo che il Signore mi donò dei fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo». Ecco, il fratello è un po' il simbolo di chi tu non ti sei cercato, non ti sei scelto, non te lo aspetti, però San Francesco se li è trovati accanto ad un certo punto, forse in maniera inaspettata, hanno bussato alla sua porta. Come ha reagito Francesco a questa novità? Sì, la fraternità è una categoria teologica. Il fratello che l'obbedienza mi pone accanto è colui che Dio ha voluto per me. Ecco, se appunto in questa logica facciamo entrare Dio, ecco che accolgo anche la diversità del fratello. Certamente Francesco all'inizio non pensava di dover creare una istituzione, un ordine in senso stretto, ma ha voluto vivere il Vangelo nella semplicità e poi altri uomini si sono lasciati affascinare da quella sua determinazione, hanno anche loro risposto alla chiamata di Dio. Per cui la prima fraternitas era molto variegata, si dice nelle fonti che nel 1221 si attestavano tra i 3.000 e i 5.000 uomini al seguito di Francesco per seguire il Vangelo, appunto sine glossa, cioè senza così accomodamenti, la stessa cosa che poi lui dirà per la regola, che non doveva essere accomodata alle diverse situazioni. Ecco, nel suo modo di spendere, dico, proprio il tempo, Francesco con i suoi fratelli, insomma, qual era il criterio che portava di fondo nel suo stile di fraternità? Cioè, io immagino lui che inizialmente era sostanzialmente un eremita, poi a un certo punto ha queste persone che chiedono di poterlo seguire, ma qual è la sua intuizione? Stiamo insieme oppure ognuno per sé e poi, non lo so, ci vediamo? Come ha pensato Francesco di includere nella sua vita queste nuove persone? Beh, certamente Francesco, un uomo molto perspicace, ha accolto la diversità. La vita di fraternità iniziale non deve essere concepita come la vita di fraternità odierna, dove i frati abitano un luogo fisico, ma la vita di fraternità si dispiegava in una itineranza.
e quindi erano uomini che muovevano i passi per incontrare la gente, per portare l'amore di Dio, per cui non avevano dei luoghi fisici dove abitare, dove strutturare magari una vita fraterna. Per cui Francesco si è trovato con una diversità di persone che ha dovuto accogliere, certamente ha dovuto anche dare qualche orientamento, qualche divieto, perché pensate che al suo tempo pullulavano i cosiddetti movimenti pauperistici, ovvero quei movimenti che desideravano accogliere la verità del Vangelo nuda e cruda, e il mezzo per poter vivere il Vangelo era appunto la povertà assoluta. Però in questo, diciamo, in questa prospettiva d'accoglienza, evidentemente entravano anche delle persone che professavano delle ideologie ereticali, per cui ad un certo punto poi Francesco si troverà in dovere di dover mettere delle regole. Difatti sarà proprio lui che scriverà nel capitolo 2 della sua regola del 23: se alcuni vorranno intraprendere questa vita e verranno dai nostri frati, questi li mandino dai loro ministri provinciali, ai quali soltanto e non ad altri sia concesso di ricevere i frati. I ministri poi diligentemente li esaminino intorno alla fede cattolica e ai sacramenti della Chiesa, no? Quindi vediamo che inizia a esserci un po' anche un esame per questi frati che cercano di entrare. E un po' nella nostra società, Fra Alessandro, ti chiedo un po' questo a modo di provocazione. Esiste un po' questa regola del tutto e per tutti, ossia che ognuno sente nella propria carta dei diritti anche quello di poter fare qualsiasi cosa come se gli spettasse. Però che cosa dire, per esempio, in un momento del genere in cui tu vuoi fare il frate, ma Francesco ti manda dal ministro provinciale e questo a un certo punto dice: senti, però in base a quello che mi hai detto, a quello che credi o a chi sei, non mi sembra la strada per te. Il principio è sempre il bene dell'altro, per cui credo che Francesco abbia colto e trasferito un grande monito paolino, veritas in caritate, cioè la verità detta nell'amore, Efesini 4. E Francesco, trovandosi di fronte a fratelli che professavano idee eretiche, chiaramente ha dovuto porre un limite. Questo è il motivo per il quale nel 1220 abbiamo la bolla che prevede l'anno di noviziato, cioè un anno di verifica, perché appunto in questa crescita così vortiginosa evidentemente all'interno entrava un po' di tutto. Credo che Francesco, nonostante abbia applicato la logica dell'amore, sempre, comunque, in ogni modo, tuttavia, ha dovuto dire ad alcuni fratelli che questa vita non era per loro e per cui ha dovuto, mantenendo quel grande principio del bene, mandarli altrove, cioè a compiere, e a realizzarsi in un altro stato di vita, evidentemente uno stato di vita laicale, per esempio. E appunto per questo Francesco va virale, possiamo dire, utilizzando la terminologia di oggi, perché il suo messaggio si diffonde veramente in maniera anche sbalorditiva per quelli che erano i suoi tempi, anche i sistemi di comunicazione che sostanzialmente erano fatti di passaparola. E molti nobili, plebei, chierici, laici, docili alla divina ispirazione, si recavano dal santo, ci dice il biografo di Francesco, bramosi di schierarsi per sempre con lui sotto la sua guida e il suo insegnamento. E a tutti il santo Dio, come ricchissima sorgente di grazia celeste, irrigandoli con le acque dei carismi, faceva sbocciare i fiori delle virtù nel giardino del loro cuore. Singolare maestro di vita evangelica, veramente glorioso. Mediante il suo esempio, la sua regola e il suo insegnamento si rinnovava la Chiesa di Cristo nei suoi fedeli, uomini e donne, e trionfa la triplice milizia degli eletti. A tutti dava una regola di vita. Bellissimo questo passaggio, indicava la via della salvezza a ciascuno secondo la propria condizione. Quindi possiamo dire che Francesco comunque aveva questo modo di includere. Chiunque arrivava a lui aveva una notizia su come poter vivere la propria vita, la propria vocazione, il proprio indirizzo. Sì, ciò che tu hai letto è buonaventura raccontarcelo, ma io vorrei andare proprio alla fonte, cioè quello che scrive Francesco nella regola non bollata al capitolo settimo. Qui
quando afferma chiunque si avvicina ai frati, amico o avversario, ladro o brigante, venga, ricevuto con benevolenza. Ecco, questo è, il grande principio che lui, mette in campo e che trasferisce ai suoi frati. Quella regola di vita che egli consegna, è chiaramente l'esortazione a vivere il Vangelo come libro vivente, come persona, cioè Gesù Cristo. Non è un caso che poi darà una regola al prim'ordine, ma anche una regola al second'ordine, nonostante sia stata chiara a scriverla, ma Francesco è l'anima di quella regola, e poi anche una indicazione a quegli uomini e quelle donne cosiddette della penitenza, la cui regola poi verrà successivamente con il primo Papa francescano Niccolò IV nel 1289. La regola di vita riportava nei diversi stati di vita alla verità del Vangelo. Sostanzialmente Francesco ha compiuto questo, quindi in un processo di inclusività, tenendo a mente quella indicazione di Gesù che ritroviamo nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo, chiunque ha dato da mangiare, da bere, ha vestito di nudo, ha visitato il carcerato, lo ha fatto a me. E quindi ecco, Francesco in questa logica di inclusione ha voluto trasformare la verità del Vangelo, la verità di Gesù in vita reale. Per dire che Francesco comunque era un uomo in carne ed ossa, anche possiamo ricordare, forse dobbiamo, che non è stato sempre semplice anche per Francesco includere. Soprattutto c'erano queste persone, questi malati lebbrosi che lui stesso ci dichiara avere un po' fatica ad avvicinare e ci dice, quando ero ancora nei peccati mi pareva troppo amaro vedere i lebbrosi. No, pensiamo però anche noi, quando abbiamo l'amarezza di vedere qualcuno, non dobbiamo andare a volte neanche troppo lontano. A volte se viviamo in convento ci sono i confratelli, le consorelle, in famiglia ci possono essere fratelli, mamme, papà, che comunque ci danno questa sensazione di amarezza. Eppure lui dice: il Signore mi condusse tra loro e con essi usai misericordia. Misericordia come paradigma dell'inclusione, io credo che sia veramente l'inizio, diciamo, di Francesco come San Francesco. Sì, la misericordia è Dio. La lettera agli ebrei richiama ad una grande verità: non dimenticate l'ospitalità, ebrei 12. Quindi Francesco non dimentica l'ospitalità, anzi vuole includere tutti, benché talvolta diciamo che l'accoglienza ospitale è stigmatizzata anche nella nostra società. Penso all'accoglienza per esempio delle persone immigrate come un'azione ingenua, talvolta sprovveduta. Così non è. Per noi cristiani è un vero dovere quello di accogliere e mai di escludere, benché possano essere dette delle verità, così come abbiamo richiamato poc'anzi Francesco che dice ad un frate che non può fare il frate, tuttavia ecco, glielo dice nell'amore, e l'inclusività afferma delle verità, ma non dimentica quella grande virtù che poi diventa il vero gancio per la conquista del paradiso, che è l'amore, appunto. E tutto si riassume nell'amore, tutto riparte dall'amore. Ecco, fra Alessandro, in chiusura della nostra chiacchierata, provo a farti una domanda così un po' particolare. Cosa farebbe secondo te San Francesco oggi di fronte al fenomeno di quegli emarginati che tante volte sono sempre sulla cresta dell'onda delle nostre notizie, per i quali però sembra che riusciamo a fare sempre troppo poco? Ecco, mi riferisco appunto agli immigrati in maniera particolare. Sì, certamente porterebbe il Vangelo al centro, farebbe un'opera di grande sensibilizzazione e, se vogliamo, farebbe ciò che sta facendo Papa Francesco e richiamerebbe alla gratuità, perché colui che accoglie senza misura, quell'amore che non si può misurare, deve poter porre in campo la verità della gratuità, cioè non di una ricompensa. Non c'è un dovut des nella logica cristiana, e quindi formazione, sensibilizzazione, soltanto la gratuità che premia.
La ricompensa invece ci mantiene schiavi, per cui a tutti i livelli Francesco avrebbe gridato la verità. Non ricordiamo, non dimentichiamo che c'è una bella lettera al Reggitore dei Popoli, che oggi chiaramente avrebbe un codice comunicativo un po' desueto, probabilmente decontestualizzato, ma Francesco dice ai politici: se non farete tutto questo, risponderete al buon Dio, quindi richiama ad una verità che non è semplicemente umana, ma è divina, proprio partendo dal Vangelo. È Gesù che ce lo chiede, è il Vangelo che ce lo chiede. Evidentemente ad un mondo laico che vuole accogliere questa verità, ma non ne sente fino in fondo il bisogno e non ne comprende i contorni, ecco, Francesco direbbe almeno di provare, perché c'è una ricompensa che ci supera, supera anche tutto ciò che noi possiamo aspettarci dalla verità del dispiegarsi delle cose. Per cui accogliere l'altro è una verità non solo che ci gratifica, ma che ci dà un premio senza pari. Quindi fare l'esperienza, direbbe Francesco, fate questa esperienza della misericordia perché riceverete poi misericordia. Grazie Fra Alessandro, è sempre un piacere ascoltare le tue riflessioni, pertanto speriamo di ritrovarti presto. Grazie a voi, buona giornata, pace e E noi bene. per il momento restituiamo la linea alla regia, ci ritroviamo tra pochissimo. E a questo punto, come di consueto, andiamo a recuperare le riflessioni della comunità Laudato Si' di San Giovanni Rotondo, per cui diamo la linea a Maristella Alemà. Fra Italo, anche oggi siamo qui. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo. Anche oggi siamo qui con la comunità Laudato Si', con questo spazio dedicato appunto alle comunità Laudato Si'. E questa volta, diciamo, giochiamo in casa perché vi raccontiamo la storia della comunità Laudato Si' di San Giovanni Rotondo. Questa comunità che nasce ormai 3 anni fa. Il 25 novembre prossimo sarà il nostro terzo compleanno e quindi nasce questa comunità in piena pandemia nel 2020. Nasce con un gruppo di giovani che sono incuriositi, appassionati dalla proposta del Vangelo, ma desiderosi anche di portare il Vangelo in mezzo alle strade. Qui abbiamo con noi Anna Paola e Giuseppe, che sono dei rappresentanti della comunità Laudato Si', e loro ci racconteranno un po' che cos'è questa comunità, quello che facciamo, quello che stiamo vivendo, quello che abbiamo vissuto in questi 3 anni e quello che faremo prossimamente. Prego, raccontaci Giuseppe che cos'è questa comunità, che cosa facciamo? Allora, buongiorno a tutti i telespettatori di Padre Pio TV. Allora, diciamo che noi partiamo dall'adorazione con Gesù Eucaristia, quello è il nostro punto di partenza in cui ci incontriamo ogni settimana per stare intorno appunto al Signore e prendere l'energia e la forza per poi andare a portare il nostro messaggio nella provincia, nelle realtà che ci competono. Diciamo che tra le collaborazioni che abbiamo avuto, possiamo dire che abbiamo collaborato con i fratelli della stazione, un'associazione che svolge il proprio servizio a Foggia con le persone senza dimora, praticamente portano dei sorrisi, diciamo, del latte a queste persone nelle serate. Poi praticamente portiamo anche indumenti e oggetti di vario genere nella necessità delle persone bisognose che ci Secondo. contattano e quindi portiamo, diciamo, queste cose qui. Poi abbiamo dei tempi forti, diciamo, della comunità, dei tempi di riferimento. Da un paio di anni abbiamo iniziato l'esperienza del trekking ecobiblico in cui approfondiamo la parola di Dio, la fraternità e la contemplazione, diciamo, della natura e del creato. Poi a settembre abbiamo il tempo del creato, mentre a maggio c'è la settimana della biodiversità. Diciamo, queste sono le attività un po' principali che
Queste attività, Anna Paola, dici, queste attività sono attività che rientrano tutte nel campo dell'ecologia integrale, no? Di questo grande contenitore che un po' Papa Francesco ha aperto e che noi, a cui noi afferiamo. L'ecologia integrale, appunto, è questo, proprio questo. Sì, questo il Papa tante volte, spesso ce lo dice e continua a dircelo. Il grido del povero, il grido della terra sono un unico grido e questo è quello che noi cerchiamo di fare, ascoltare questo unico grido e tentare di dare una risposta. E questo quindi sia a livello sociale sia a livello ambientale, e facendo questi percorsi nella natura, ma anche dando voce a delle realtà, ad esempio delle aziende locali che lavorano in maniera sostenibile. Quindi portando avanti questo modo di rapportarsi alla terra, alle risorse della natura, proprio perché l'ecologia integrale è, come ci dice il termine stesso, è il rapporto tra l'ambiente e i membri che ci sono in questo ambiente, quindi la natura, la terra, gli animali e le persone, noi. E è bello perché le comunità, Laudato Si, del mondo fanno perno su due principi che sono l'intelligenza emotiva e non normativa e l'austera anarchia. Questa intelligenza affettiva è proprio il fatto che le relazioni contano all'interno di queste comunità. Vogliamo andare oltre degli statuti, dei regolamenti che è vero sono importanti, ma la cosa che più fa andare avanti il lavoro di queste comunità è proprio il creare delle relazioni fra noi. Tutto nasce dalle relazioni di amicizia, da relazioni di amore, il volersi bene e fare le cose insieme, mai da soli. E dove comunità all'interno delle quali ognuno mette a frutto i propri talenti, dove si può sbagliare e senza pagare per questo, e dove ognuno può esprimere al meglio sé. E poi appunto questa austera anarchia, abbracciare uno stile austero e sobrio. Il Papa ci dice meno e di più, meno beni, meno case, meno cose materiali per avere invece, vivere invece più relazioni, più amore verso il prossimo. Ecco, questi sono le due colonne delle comunità Laudato Si che fanno andare avanti questi laboratori di ecologia integrale. E questa è la forza delle comunità Laudato Si. Ecco, avete sentito un po' tutto quello che facciamo, avete visto le immagini, sono tante sulle varie attività. Volevo semplicemente ribadire quello che diceva Anna Paola, no? Aderiamo alla rete delle comunità Laudato Si in Italia, ma nel nostro territorio in maniera anarchica, cioè nel nostro territorio scegliamo, no? In maniera libera, in maniera fluida, che cosa va meglio, cosa è meglio fare, cosa è meglio proporre, legandoci sempre al territorio, però mantenendo questo appunto stile di austerità. C'è una cosa che ci caratterizza e che è bello raccontare a chi ci vede per la prima volta, che sono un po' le messe Laudato Si, questo piccolo movimento che si sta creando. Siamo partiti 3 anni fa con una messa Laudato Si in cui c'era tanta gente, poi messe meno partecipate e via via. Sono occasioni per noi per riscoprire quello che Padre Franco, il nostro vescovo, chiama l'amato Gargano. Ecco, una volta al mese organizziamo queste passeggiate scegliendo un percorso, un sentiero del nostro Gargano che concludiamo poi con una messa all'aperto con il nostro assistente sociale Don Pasquale Paloscia. E sono occasioni per darci delle parentesi nella nostra vita quotidiana, per contemplare il creato, contemplare il fratello, quindi fare fraternità, e contemplare il padre, il creatore.
Nell'enciclica è scritto proprio questo, noi partiamo da questo, no? Il mondo non è solamente un insieme di problemi, questo sono le comunità Laudato Si, il mondo non è un insieme di problemi, il mondo è anche un mistero gaudioso da contemplare, c'è della bellezza e noi ce ne andiamo in giro per il Gargano, a volte a lungo facendo il trekking, come diceva Giuseppe, più giorni, a volte solo per un pomeriggio, per qualche ora, ce ne andiamo in giro sul Gargano per contemplare questa bellezza e partire da questa bellezza per poi appunto contaminare di bellezza il mondo, no? E siamo persone che partiamo da questo assunto dell'enciclica, sappiamo che le cose possono cambiare e su questo lavoriamo, ci affatichiamo, costruiamo tante reti, tante relazioni basate tutte su questo. Noi vi aspettiamo a San Giovanni, come comunità Laudato Si, apparteniamo, come vedete, alla rete delle comunità Laudato Si in Italia. Qui a San Giovanni c'è la nostra, nel Gargano Nord ce n'è un'altra comunità Laudato Si, e noi vi aspettiamo qui, ringraziamo Padre Pio TV per questo spazio che ci ha dedicato, perché il primo fine delle comunità Laudato Si è sensibilizzare, quindi noi siamo contenti di essere qui, di utilizzare questo spazio per raccontarvi non solo quello che facciamo, ma quello che è il mondo dell'ecologia integrale in Italia e non solo. Siamo sui social, no? Sì. Abbiamo la nostra pagina Instagram e Facebook, Laudato Si San Giovanni Rotondo. E quindi ci potete seguire sui social, sì. E poi quando siete a San Giovanni Rotondo possiamo sicuramente incontrarci. Sì. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e lasciamo la linea a Toni e a Fra Italo per il resto della trasmissione. Grazie, ci vediamo la prossima settimana. E ci ritroviamo insieme alla regola della sostenibilità per andare a conoscere, come di consueto facciamo a questo punto della trasmissione, quelle buone pratiche che implementano, concretizzano quella sostenibilità di cui andiamo tanto parlando ormai da quasi un anno a questa parte, Fra Italo. Esatto, abbiamo conosciuto tantissimi ospiti con tante idee originalissime e oggi non siamo da meno, perché... Assolutamente no, perché oggi abbiamo con noi Alessandro Marcuzzi, founder e CEO di Gefarm, un'azienda particolare che nasce nel nord Italia con una missione precisa, ma ce la facciamo raccontare proprio appunto da Alessandro Marcuzzi, che ringraziamo per essere qui con noi stamattina. Benvenuto Alessandro. Sì, buongiorno a tutti. Grazie di avermi ospitato la vostra trasmissione, innanzitutto. Allora, la mission alla Gefarm è nata nel 2021 con l'intento di fare dei sistemi di accumulo innovativi. In particolar modo, diciamo che lo staff tecnico e il sottoscritto non volevano usare batterie al litio, ma dei sistemi totalmente verdi. Di fatto abbiamo intrapreso una ricerca a livello europeo, internazionale, di quelli che potrebbero essere i nostri partner, e abbiamo individuato nella FZ Sonic Svizzera il partner ideale in quanto produttore di queste batterie al sale totalmente verdi. Bene, allora innanzitutto complimenti, perché sappiamo quanto sia importante trovare soluzioni innovative e sostenibili per contrastare l'inquinamento e l'utilizzo non appropriato di risorse che pure se esistenti in natura possono provocare dei danni importanti. Quindi ti chiederei, Alessandro, quali sono proprio i prodotti che vanno a realizzare la vostra mission? Allora, i prodotti sono praticamente quattro, però il core business principale è sullo storage,
Allora partiamo, abbiamo un prodotto che è uno, che è un sistema di accumulo con inverter monofase, sviluppato da noi e prodotto da noi, da 1 a 6 kW e con un sistema di accumulo dai 5,7 ai 20 kWh. Poi abbiamo il sistema 2 invece che riguarda tutto il comparto commerciale industriale e con inverter, in questo caso trifase, ibridi, da 8 kW fino ad arrivare ai 50 kW ibridi, mentre i sistemi di accumulo partono da un minimo di 22,5 arrivare anche al megawatt. Poi abbiamo implementato un sistema di building automation, in quanto inizialmente avevamo bisogno solamente di pensato di fare un controllo dei carichi e scarichi del sistema di accumulo. Da là abbiamo pensato di fare qualcosa di più evoluto e di fatto abbiamo messo in piedi questo EMC, questo Energy Management Control, che è a tutti gli effetti proprio un sistema di controllo degli edifici, sia in ambito residenziale che in ambito commerciale e industriale. Poi ultima, diciamo, parte del nostro gamma prodotti è Caricar, di fatto è un prodotto, diciamo, a completamento per quella che è l'offerta in ambito di risparmio energetico, e abbiamo delle wall box da sia monofase che trifase e anche sistemi supercharge. E parlando invece proprio di queste batterie al sale, quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo tipo di batteria? Allora, la batteria, vorrei fare un confronto, un distinguo tra quello che è il litio e la batteria al sale, che penso che per specificare bene. Allora, il litio di fatto non è riciclabile, è un prodotto in questo momento di grossa difficoltà per riciclarlo. È totalmente infiammabile e non è di lunga durata. Il sale è tutto il contrario di quello che è il litio, perché il sale in questo momento è una batteria diciamo totalmente riciclabile. Dunque domani mattina l'utente finale, che sia residenziale che sia commerciale industriale, può portare tranquillamente la batteria in discarica senza nessun costo aggiuntivo. Seconda cosa, la batteria sale è totalmente ignifuga, dunque non è soggetta a nessun vincolo antincendio, nessun vincolo nei trasporti, può essere installata in qualsiasi luogo e ha un range di temperatura dai meno 20-30 gradi a più 60 gradi centigradi di temperatura ambiente. Altra cosa, la batteria sale è di lunga durata, non ha effetto memoria, può essere scaricata integralmente da 0 a 100, mentre il litio sappiamo benissimo che sotto i 20 e massimo 80% non si può né caricare né scaricare. Altra cosa, che nel caso ti si dovesse rompere la batteria può essere riportata in stabilimento e di fatto essere riparata. Queste sono le principali peculiarità di questa batteria. Ecco, Alessandro, mi viene spontaneo di chiederti quanto sia importante fare o continuare a fare, sicuramente investire di più in innovazione e ricerca per rendere il nostro mondo più sostenibile. Scusa, è andata via la linea, non ho capito bene la domanda. Seguendo le tue considerazioni, mi veniva spontaneo pensare a quanto la ricerca e l'innovazione siano fondamentali per rendere le nostre società più sostenibili. A che punto pensi siamo oggi in Italia, in Europa, su questo versante? Che cosa si può fare di più per accelerare questo percorso di sostenibilità che si riflette nella vita delle aziende, ma anche delle persone normali? Ma allora, di fatto noi abbiamo incominciato questo processo di sostenibilità usando e diciamo sviluppando questi sistemi di accumulo al sale. E in Europa e nel mondo la visione è quella di sempre di più
diciamo, trovare dei sistemi totalmente verdi. Infatti attualmente come si chiama, non molte aziende stanno nascendo in giro per il mondo appunto con l'idea di fare delle batterie totalmente sostenibili e totalmente verdi. Addirittura anche i cinesi stessi, questo è una cosa che pubblica, diciamo, di fatto sui giornali di economia, i più grossi produttori cinesi, senza fare nomi e cognomi, hanno già sviluppato dei prototipi di macchine con batterie al sodio e di fatto non al litio, e comunicato ai giornali economici che dal 2025 in poi cercheranno di convertire le fabbriche con nuovi sistemi non più al litio. Dunque di fatto c'è sempre di più un'attenzione da parte di tutti di poter creare dei prodotti totalmente verdi. Bene, e in base alla tua esperienza, ecco, come vedi tu questo tipo di evoluzione sul mondo batterie nei prossimi 10-20 anni? Vedi un percorso in discesa o comunque secondo te ci saranno delle difficoltà? Ma allora posso citare McKinsey, che ha fatto un lavoro tra il 2021 e il 2022 dove praticamente è stato dichiarato che il comparto dei sistemi di accumulo, detto storage, nel mondo dal 2021-2022 varrà, fino al 2030 e anche oltre, vale oltre 130 miliardi. Poi tra il 2022 e il 2023 McKinsey ha fatto una, diciamo, un upgrade a quello che aveva scritto l'anno precedente, dicendo che i 130 miliardi previsti fino al 2030 erano sottostimati, dunque si prevede già oltre 150 miliardi di dollari nel mondo il mercato dei sistemi di accumulo. Dunque lo vedo nettamente in crescita, perché sempre di più sia gli utenti residenziali che commerciali e industriali hanno bisogno assolutamente di accumulare questa energia per poterla poi sfruttare nei tempi dovuti e momenti dovuti, insomma. Eh sì, anche perché oggi più che in passato, anche in un passato recente, le batterie, come vedevamo mentre tu stesso ce lo raccontavi, vengono utilizzate su più livelli per ricaricare le auto, per efficientare i nostri elettrodomestici casalinghi, per cui si sta andando senza dubbio. Telefoni, telecomandi sono ovunque, giocattoli. Molto bene Alessandro, noi siamo giunti alle battute conclusive di questa interessante chiacchierata, speriamo di poter rimanere in contatto con te anche in futuro, così se dovessero esserci degli aggiornamenti potrai condividerli con noi se ti fa piacere. Sì, certo che sì, mi farà piacere, rimarremo in contatto e auguro una buona giornata a tutti. Molto bene, noi auguriamo una buona giornata anche a te. Fra Italo siamo alle battute conclusive anche oggi della nostra puntata. E vogliamo salutare i nostri telespettatori, dargli appuntamento a lunedì prossimo con la regola della sostenibilità e vi lasciamo alla celebrazione eucaristica.